si adoperano in tutte le squadre italiane, che comunque, nel quale non è necessario il numero 10, anzi tutt'altro. Ormai è nata questa moda del calcio più offensivo, oppure di un 3-5-2 molto bloccato con la punta centrale e un tornante che gira intorno, quindi anche in quel modulo il numero 10 non esiste. E questa moda c'è anche sulle squadre giovanili, sulle squadre dei dilettanti, che maggiormente o fanno un modulo 4-5-1 con i tre centrocampisti, diciamo, molto incontristi e poco propositivi, comunque con le ali larghe che spingono, e la punta centrale. Quindi anche nella Serie B e nella Serie C ci sono questi tipi di moduli che non agevolano i ragazzi a crescere come magari possono essere cresciuti un Totti, un Baggio, un Del Piero, ma io ne posso dire tanti altri, un Morfeo, no, posso citarne ancora, ma anche ultimamente un Rosina, tutti questi giocatori che comunque erano dei 10 puri, che però sono andati a morire. Questa è una delle motivazioni per cui i giocatori di questo tipo non esistono più. Mettiamoci anche che questo calcio fisico condanna un pochettino la tecnica, per comunque agevolare il fisico, la velocità, lo scatto e la potenza. E poi voglio tornare un attimino sul discorso delle convocazioni. Allora, secondo me soltanto dei pazzi potevano pensare che una persona così labile mentalmente, diciamo proprio psicologicamente, perché l'abbiamo visto tutti, Balotelli in una squadra che va bene, dà il meglio di sé, se nessuno lo attacca dà il meglio di sé, la domenica scende in campo e fa il suo. Se è in una squadra che è in difficoltà, difficilmente riesce a dare il meglio e quindi a togliere quella squadra dalle difficoltà. Vogliamo vedere dietro delle convocazioni? Abbiamo lasciato a casa dei ragazzi come Astori e ci siamo portati Bonucci. Sono state fatte delle scelte, secondo me, comunque di livello, perché alla fine portando Cerci, Candreva, che ha disputato un ottimissimo campionato, si è fatta anche la scelta giusta, ma probabilmente no, pensare io non sono d'accordo con questo discorso necessario del rinnovamento, perché abbiamo visto che i ragazzi, i calciatori che hanno, diciamo, sbagliato di più il mondiale, probabilmente sono stati anche soprattutto i giovani, no? Quindi anche lo stesso capocannoniere del campionato non ha dimostrato che nella partita secca potesse dare il meglio di sé. Sulla invece la vicenda della federazione è una vicenda spinosa. Dopo, fortunatamente, con uno scatto d'orgoglio di queste persone, che oggettivamente per quello che hanno dimostrato di essere, probabilmente non sono delle persone così ligie, no? Anche a partire da Prandelli, io ho perso la sua stima dai tempi di Roma. Il presidente Abete comunque è una persona messa lì, era un vice che poi è diventato presidente, insomma, per dare continuità a questo sistema calcio, che era in un momento particolare all'epoca di Calciopoli. Diciamo che dobbiamo dire anche questo: in Italia ogni 2 anni c'è uno scandalo calcistico. E probabilmente questo scandalo, che invece adesso oggi lo viviamo sul campo, potrebbe farci ripartire. Insomma, da domani vediamo se c'è lo scatto d'orgoglio per poter fare cose in una certa maniera. Sicuramente non siamo partiti nella direzione giusta, che abbiamo visto che c'è stata subito una fumata nera alla prima riunione della federazione, quindi insomma siamo tutti un po' dispiaciuti. E ci auguriamo che magari possa avvenire un miracolo nel calcio, e qualcuno potesse magari prendere in mano lo scettro e sistemare un pochettino queste situazioni. L'ultima cosa che vi chiedo prima di chiudere è questa: secondo voi chi dovrebbe essere il presidente federale e l'allenatore? Partiamo da Federico. Moratti e... Guarda Maxi, io al momento punterei come allenatore Spalletti, mi piace tantissimo, però
penso che sia l'unico al momento in grado di trascinare un attimo la, cioè, la situazione a livello calcistico, perché se richiamiamo veramente gente come Allegri, cioè, non andiamo da nessuna parte. E poi altri nomi non so chi è stato fatto oltre a Spalletti e Allegri, ma c'è poca roba in giro. Per quanto riguarda il presidente della federazione, non lo so, è una situazione così complessa che sinceramente non saprei. Ti potrei dire per scherzare Moratti, guarda, però non veramente, se la vogliamo buttare a ridere, sì, Moratti, dai, è l'unico che potrebbe portare un attimo. No, guarda, non so veramente, lascio la parola magari o a Davide o a Alberto. Per me il presidente della federazione deve essere Superman e l'allenatore Mandrake. Vabbè, insomma, ci siamo. Davide? Per me deve essere Rivera, perché non solo, perché diciamo, insomma, siamo qui a Festa dell'Unità, è una persona di centrosinistra, una persona seria, un amico, no? Anzi, siamo qui un compagno, diciamo, quindi innanzitutto per questo. Seconda cosa, perché è una persona che sicuramente dà continuità, no, a quella struttura che in Italia c'è da anni, perché comunque vuoi o non vuoi, lui nel mondo del calcio c'è stato, c'è e continuerà, e io mi auguro continuerà ad esserci. Però è una persona anche con molto sale in zucca e probabilmente saprà ridare le carte nella maniera giusta, senza bluff, per far ripartire il mondo del calcio. Questa nomina però naturalmente andrà condita da alcuni passi, e ripeto, che dovrebbe fare il governo italiano nei confronti del fisco, per mettere nelle condizioni le società di avere le stesse chance delle altre squadre europee e mondiali. E invece per quanto riguarda la legge sugli stadi, perché comunque anche questa è una cosa che penalizza fortissimamente i club italiani, e magari potrebbe anche essere un'ottima cosa per attrarre degli investimenti dall'estero, che in questo momento di crisi non ci mancano. Scusami sull'accenno politico, ma visto che siamo qui alla Festa dell'Unità, Max, mi sono sentito dire questo. Per quanto riguarda l'allenatore, io concordo comunque che Spalletti sia un ottimo personaggio, però poi volevo dire una cosa su Capello. Beh, io credo questo: Capello è uno degli allenatori che ha vinto di più al mondo, lo sappiamo, è sempre andato in squadre dove c'erano i soldi, quindi c'erano i presidenti che compravano i giocatori che voleva, però poi quando è arrivato in fondo ha dimostrato di essere sempre stato un allenatore vincente. I russi era oggettivamente un grande numero 10, come no, lì ne hanno visti veramente pochi, e questa Russia invece ha dimostrato di essere veramente poca cosa, e quindi neanche il buon Capello come allenatore, ovviamente come persona, una persona discutibilissima, no? Una persona che scappa con le valigie la notte da Roma, è una persona, diciamo, poco degna di avere rispetto da noi italiani. Sì, Spalletti potrebbe essere un ottimo allenatore, anche perché lui predilige spesso il 4-1-4-1 in questo momento, proprio in virtù di quello che dicevamo, che mancano i numeri 10 in Italia. Probabilmente questo modulo non ha bisogno di numeri 10, e quindi potrebbe dare lustro a quei centrocampisti di grande spessore che ha l'Italia, che sono dotati di corsa, velocità, tiro da fuori e inserimento da dietro. Vai. No, un'ultima cosa, secondo me, adesso perché ha lanciato l'argomento Capello, ma Capello perché è impegnato in Russia, ma secondo me Capello era l'allenatore esatto, preciso e perfetto per questa nazionale. Era proprio Capello, era la chicca da mettere sulla panchina dell'Italia. Purtroppo però ha questo impegno con la Russia, ma secondo me a livello di testa era perfetto, perché metteva un po' in riga un po' tutti. E non soltanto l'impegno con la Russia, lui se non le pagano determinata quantità di soldi, no, direttamente non vale a fare l'allenatore.
Ma io penso che per l'Italia però ci avrebbe, dici di no, Maxi? No, io l'ho sentito parlare su Sky questo autunno e ha detto che lui non ha proprio nessuna intenzione né di allenare un club del club italiano né la nazionale, perché ritiene, qui Davide secondo me ha ragione, ritiene che questo sistema sia marcio, sbagliato e tutto quanto. Lui è stato partecipe, lui lo conosce molto bene questo calcio, quindi per questo motivo parla così, perché conosce le dinamiche che si innescono, e caratterialmente non avrebbe accettato tutte le angherie o le costrizioni che ha potuto accettare un Prandelli o che potrebbe accettare un Allegri, che sarebbe la continuità di questo scempio che abbiamo visto e verificato in questo mondiale. Io aggiungo che anche lui è stato partecipe negli anni che Davide raccontava prima, è stato partecipe di questo sfascio, no? Con la triade, con Maoggi, Girauto, eccetera. A me mi è piaciuto molto quello che ha detto Capello su Messi, quando diceva: noi lo diciamo sempre al calciatore, guarda la palla, non l'uomo, guarda la palla. Dice: con Messi come fai se te la nasconde? È vero. Io ho una mia idea che sicuramente appena la dico potrei aprire in dibattito, ma sono le 2:47 della notte, dobbiamo chiudere. Poi football mondiale così approfondito ritornerà lunedì sera dopo i quarti per parlare delle semifinali. Io preferirei Claudio Ranieri, allenatore dell'Italia, e Gianni Rivera, presidente, che è quello che ha detto Davide, lo condivido, perché ci vuole anche un compromesso tra la politica e anche perché, ragazzi, ci sono delle regole in questo paese. La Federazione Gioco Calcio è gestita dal CONI. Non si può prendere l'uomo della strada, che potrebbe essere voglio fare un nome a caso, uno che gioca, vai, Francesco Totti, gli dici vai a fare presidente della federazione. Non si può fare, ci sono delle regole che sono gestite dal CONI. Gianni Rivera sta all'interno di quelle regole, perché ha fatto in questi anni l'amministratore pubblico, il ministro, il parlamentare, il dirigente, quindi è un profilo che toccherebbe, diciamo, anche quelle corde della continuità della dirigenza del CONI, però andrebbe a rompere, perché Gianni Rivera, lo sappiamo, è stato sempre contro questo tipo di sistema e l'ha detto dal 1986, nel momento in cui Silvio Berlusconi acquista il Milan. E sul Minestraro, come i miei amici romanisti l'hanno definito, Claudio Ranieri, io vi dico, ragazzi, qui serve anche uno che ancora sa insegnare calcio, perché in questo momento non serve un tattico, cioè Spalletti non ti insegna calcio, ci vuole anche uno che ti insegna calcio in questi giocatori. Io lo so che aprivo il dibattito, Vabbè. Sì, se arriva il Ranieri che ha allenato l'Inter siamo a posto, guarda. No, Max. Vabbè. Ci vuole anche una figura che si assume. Bravissimo. Ranieri probabilmente, Max, è un allenatore che farebbe al caso nostro, e ti dico subito il perché lui, essendo sì un maestro, diciamo, nell'insegnare il calcio, probabilmente nella nazionale serve un selezionatore, però sappiamo tutti che lui scientificamente convocherebbe, a partire dal capocannoniere sul suo ruolo, guardando i voti di media di tutto l'anno, guardando il rendimento, guardando fisicamente che condizioni stanno, perché ci ha dimostrato negli anni in tutte le squadre che ha allenato in Italia che comunque, vuoi o non vuoi, non aveva un titolare fisso la domenica, tranne le sue due o tre fisse che conosciamo, che comunque è un vizio, un vezzo, diciamo, di tutti gli allenatori. Metteva sempre in campo il più in forma e magari spiazzando anche spessissimo gli avversari, e molte volte metteva molto bene la squadra in campo, e questo secondo me per la nazionale è una cosa ottima. Probabilmente qualche volta nelle squadre di club sbagliava i cambi e quindi magari nella lettura della partita non era proprio ottimo, ma come persona e come atteggiamento che potrebbe assumere, sì, Max, questa è un'ottima cosa. Posso aggiungere anche che è l'unico allenatore insieme a Fabio Capello italiano che ha allenato tre generazioni di calciatori
e nei maggiori campionati d'Europa, perché ha allenato il Valencia.